ti faccio altre cose. L'abbiamo fatta a questure, quante te pare? Ovviamente le consiglierei di farsi consigliare da un procuratore speciale, quindi un avvocato, però visto che lei è pubblico notaio, pubblico ufficiale, questo non lo fa, giusto? No. Vede? Quindi... Perché dall'avvocato ci va la finzione giuridica. Però lei è già pazzesca. Che è la frode. Pure, io sono anche ignorante nelle mie come cose. Ti chiami intanto? Sebastian. Non può approfittarsi e farmi discorsi su una cosa che io non posso rispondere perché bravo. Sono ignorante in materia. Bravissimo. Okay. Ma neanche mi può pretendere che io la pensi come lei. Uno no, perché ma che, non, se, ascolti, io non dico lei ha torto e io ho ragione. Ma manco io una cosa che non conosco non posso giudicarla. Okay. Bravissimo. Quindi non bene né male. Quindi mi attengo a quello che io so. Perfetto. Okay. Ed è previsto così. Il collega le ha detto che non è, siamo noi che possiamo aiutarti, perché siamo qui, chiacchieriamo. Perfetto. Però non possiamo andare oltre noi. Lo so, okay, lo so benissimo. E lei ne sa meglio di me come riuscire ad arrivare a un determinato obiettivo. Io non la posso. L'unico aiutare. Modo è entrare. In ma questo come? Momento. Entrare. Entrare. Sì, ma non da noi, nel senso che ci deve essere una convocazione, un'autorizzazione, una convocazione l'avete fatta. Io però volevo soltanto dire che state facendo fare una brutta figura a un dipendente dello Stato, un lavoratore, un collega, anche perché stavate registrando, quindi certo che stiamo registrando. Io mi sono sentito solidale con lui perché era in difficoltà e non è lui che dovete mettere in difficoltà, tutto qui. Perdonateci, tutto qui. Ma la domanda sorge spontanea, proteggiamo un palazzo e nel frattempo facciamo morire la gente per strada e noi dovremmo essere anche preoccupati di lui. No, che c'entri te? Un palazzo e facciamo, beh, lui sta proteggendo un palazzo. Io 10 volte abbiamo detto alle persone di non stare sulla strada perché ci sono i pullman che passano e la gente continua a stare sulla strada. Allora io mi posso offendere e dire, cioè non riconosco. Ok, è la stessa identica cosa. No, come è la stessa identica cosa? Sì, la stessa identica cosa, perché io sto qui per tutelare la vostra incolumità, okay? Ok? Quindi vi è stato concesso uno spazio per manifestare, perché io devo andare da un signore 10 volte di non stare lì e stare lì? La stessa identica cosa. Grazie. Da quelle persone ora sono state 10 volte e ora lì vedrà, faccio più o meno, sono andato fuori. Ma non può essere anche così, non può essere per un pensiero vostro dovete per forza fare quello che pensate, cioè ci sono delle cose. Ma che noi... tu mi stai mettendo a confronto uomini e donne che sono tutti su in silenzio. Io non lo so, infatti non sto giudicando le persone. Che si mettono sulla strada su il fatto che ti ammazzano tuo figlio con vaccini, tu dimmi se tu lo vuoi mettere sullo stesso piano. Dov'è la persona che ammazza il figlio? Tu ce l'hai figli? Io ce l'ho figli. Gliel'hai fatti i vaccini? Certo che li ho fatti. Ok. Tu lo sai che cosa c'è lì dentro? O l'hai fatto perché ti sei fidato di mamma Repubblica? Io ho fatto i vaccini perché io volevo fare i vaccini. Quindi tu sai quello che c'è dentro, da padre, giustamente ti sei informato. Il fido dei dottori. Beh, perfetto, sono quelli che hanno fatto tutto il suo casino però. Ma sono tutti uguali? Beh, quelli che non hanno avuto la stessa idea sono stati silenziati. Ma lei mi vuole portare al suo pensiero. Io no, io ti sto portando le prove. Sono ignorante in materia, quindi io non dico allora. Ho fatto il vaccino al mio figlio perché... Mi sono fidato dei dottori, okay. Perfetto. Per me ci sono delle... Perfetto, okay. È tuo figlio e tu gli hai fatto il vaccino e sono contenta che gliel'hai fatto perché ci credi, ok? Quindi c'è coerenza, ma tu lo sapevi cosa c'era dentro o ti sei fidato di qualcuno che ti ha detto che è tutto a posto? Ma perché sono venuto da lei a dirle no, devi fare il vaccino per forza lei? No. Ah allora, sì, però che lei viene sì, da invece. Me. Però lei viene sì, da invece. Me e mi dice che mi sono venuti a casa a dire ti devi vaccinare i tuoi figli. Ma io? No, tu. E allora però lei sta parlando con me in questo sì, momento. Ma tu stai non proteggendo in questo momento. Io sto proteggendo voi che state manifestando. Io sto proteggendo voi che state manifestando. È previsto che, ok, voi chiedete un permesso, gli è stato concesso questo permesso. Non abbiamo chiesto nessun permesso. Cioè il fatto che ci sia però non l'abbiamo chiesto per me è un preavviso. Vabbè, sempre con il discorso è un preavviso, la stessa identica cosa. La motivazione c'è da fare stamattina? Chi ce l'ha, scusa? No, dicevo la motivazione di cosa? Della non convocazione, cioè se io sono convocata ad udienza e non mi presento io devo dare le motivazioni della mia non presenza. Dove stanno le motivazioni? Verrà che non rispondo, verrà disposto di aperto qualsiasi cosa. Non lo so. Io posso dire che cosa farei io, siccome non diccelo. Io le risponderei, lei mi manda la testa, io risponderei alla sua testa. Perfetto, con le motivazioni del fatto certo. Che non sei presente, giusto? Ok. E perché lui non lo fa? Non posso decidere degli altri. Probabilmente non lo hai ragione pure per questo. Non lo so. Hai ragione anche di questo. Quindi secondo te noi che dovremmo fare?
fare un'altra PEC, prendere un altro appuntamento, o un appuntamento stavolta. Io tanti discorsi che lei ha fatto, io sono ignorante, quindi non mi esprimo, non sto giudicando se lei ha ragione o torto, non le posso rispondere perché sono ignorante, okay. Però sicuramente lei, invece di chiedere a me, già saprà qual è l'ulteriore passo da fare. Siamo qui perché non ci sono ulteriori passi da fare. E io sarò qui se lei chiederà di venire nuovamente qui. Che le devo dire? Io così le posso rispondere. Questo diventa... Allora la prossima volta non lo diciamo per niente di essere qui, come abbiamo fatto giovedì scorso. Ci presentiamo e ci mettiamo dentro ad aspettare che ci fanno salire. Dobbiamo fare così? Non è responsabile di protezione. Lei ha un seguito di persone, però. No, io non ho nessun seguito, questo è un popolo. Siamo tutti insieme. Questo è un popolo, non c'è un seguito di persone. Io so la verità e c'ero. E nessuno lo mette in dubbio. Quindi stiamo giudicando le sue idee. Sì, ma mi stai parlando di idee, non sono idee. Ti sto dicendo che sono documenti. Sono idee, perché io non sono ignorante mai. Perfetto. Posso... Okay, ti informerai, Sebastian? Mi informerò, sono curioso. Ci entrerai dentro la secca e andrai a guardare se ci sono tutti i 70 documenti di deposito? Sì. Grazie. Questo è già tanta roba. Questo è già tanta roba. Quando l'avrai scoperto che non so pensieri, non sono idee, cosa farai? Intanto leggo, poi vediamo. No, ma domanda, è una domanda a lungo termine. Cosa farai quando scoprirai questo? Non so se, cioè, leggerò, ok, capirò, oppure penserò di capire se è giusta una cosa o sbagliata l'altra. Ok. Poi deciderò in forma mia. Ok. Non le posso dire adesso senza sapere di che cosa sto leggendo. Cosa dice? Ok. C'è un tuo collega che l'ha fatto già prima di te. Sì, però vede, lei mi vuole portare a pensare che io devo pensare come il collega. No. Sì, però questo mi sta chiedendo. Dicendo che c'è un collega, l'ha fatto prima di te. E io per me, io le ho detto, leggerò e poi ragionerò con la mia testa e penserò a quello che è giusto e sbagliato. Cioè, più di questo le vedo. Lui è con loro? Sì, lui, sono tutti. Tutti insieme voi, no? Sì. No, per il military order, così magari si dava anche a lui. Ah, ce l'hanno tutte in PEC, no, no. Direttamente al comando, e ce l'hanno i comandanti in capo sopra. Facenti funzioni. Sentiamo il popolo che dice. Il ministro è impegnato. C'ha da fare. Tanto che non ha ricevuto neanche la convocazione, l'hanno ricevuta la questura, l'ha ricevuto tutto il mondo meno che lui. Che decidiamo? Glielo comunico subito, immediatamente. Aspettiamo il popolo. Direi che io lo destituirei immediatamente sul luogo. Destituito. Diamogli un tempo, 30 minuti. Pezzo di carta? C'è tutto. Carta bianca. Carta bianca veramente. Ci avete un foglio di carta intestata? Allora, gli facciamo un pregresso o lo solleviamo direttamente dall'incarico? Allora, dopo aver comunicato... facciamo il pregresso. La firmiamo tutti. O la firmiamo così online e metto semplicemente noi e io sono One People la Nazione. Fammela firmare allora. Firma in presenza. Da un motivo. Ovviamente. Presenza. In presenza. Sì, certo. Ricevuto.